benvenuti nel blocco Repopoli. Come potete vedere, siamo dinanzi a uno degli edifici storici di Popoli. Con Bruno e Tommaso, ecco appunto, parleremo della taverna ducale. Signori, buonasera. Come potete vedere, ci troviamo davanti a un monumento statale che sarebbe la Taverna Ducale di Popoli o Taverna Vecchia. Io adesso mi giro per farvi vedere questa bellezza, quindi scusatemi dalle spalle. Vi voglio dire che questo ha un portale ogivale e sopra, sormontato da due leoni, ci sono esattamente due bifore di una bellezza eccezionale e quindi di conseguenza di fianco alla porta ogivale c'è una porta che poi è stata portata a finestra perché questa praticamente dicono quelli che hanno studiato più di me che serviva per far uscire il morto. Sarà questa questione un po' contestata in tutti gli anni, chi dice di sì, chi dice di no, a me personalmente, quando saprò la verità, al 100% rifarò un video e ve lo dirò. Come potete vedere poi, seguitando nella taverna ducale, c'è un altro bel portale, che questa era la taverna dell'università. La taverna dell'università costruita nel 1574, quando il popolo si è ribellato ai Cantelmo. Quindi hanno costruito questa per un motivo sia economico e politico. Di conseguenza, all'epoca chi comandava a Popoli era Ottavio Cantelmo. Ottavio Cantelmo, praticamente, è il terzo duca di Popoli, il 17° signore di Popoli e il 10° conte. Quindi, di conseguenza, lui ha messo una lapide, ha messo in mezzo tra il quinto e il sesto scudo di un uomo che va in giro mezzo nudo. Io vi posso dire anche questa versione, perché praticamente in quel fogliettino che lui reca in mano c'è scritto vedetevi questo, che alla popolese significa acchiappatevi questo. Quindi di conseguenza lui, sì, è vero, ha fatto questo, che distante il popolo non mi può fare niente, però di fatto non è stato così, perché con gli anni a seguire la taverna ducale ha dovuto chiudere, di conseguenza prima è stata trasformata in magazzino, è stata trasformata e poi di conseguenza ci hanno messo anche gli animali e poi dopo il 1900 è stata presa da quelli delle belle arti che l'hanno rimessa a posto e quindi ha cominciato a funzionare. Oggi con grande dispiacere vi dico che questa dell'anno scorso, nella taverna ducale, che ci stavano le persone delle belle arti che stavano dentro e quindi facevano diciamo questo servizio, è stata chiusa. Ed oggi è un peccato perché un monumento di simile bellezza deve essere aperto. Io personalmente faccio una nota al ministro dei beni culturali, perché si adoperi per rimettere in funzione questo maestoso edificio. Davanti, come potete vedere, c'è una lapide. Che cosa dice questa lapide? Praticamente era scritta in latino, è stata tradotta adesso in italiano e dice che tutte le persone, mezzi, animali e quant'altro passavano per questa strada, perché Popoli aveva tre porte, bisognava pagare il pedaggio. E lì nella lapide è scritto esattamente per le cose che passavano, quando si doveva parlare, quando si doveva pagare, e pertanto diciamo che questo è stato uno dei primi pagamenti che noi oggi facciamo in autostrada. Grazie Bruno per averci parlato di questo straordinario edificio ricco di storia. Nei prossimi due video, nelle prossime due puntate, Bruno ci parlerà degli otto scudi presenti all'ingresso della Taverna Ducale.